Ho letto già la storia di Vespasiano padre e mi è piaciuta moltissimo perché non è soltanto i fatti storici, il collocare questi personaggi in una data ben precisa, quanto il come si propongono questi, diciamo, nozioni, anche se non è il termine giusto. Io la ringrazio per tutto quello che mi ha dato con questa trilogia. Presentarlo credo che è superfluo e inutile da parte mia, perché probabilmente il suo curriculum vitae lo conoscete tutti. Ora passo la parola al professor Di Flavio. Ringrazio la Presidente, saluto tutti e mi congratulo con l'Associazione Petrini per l'attivismo che ha continuamente nel proporre temi sempre interessanti per la cultura del nostro territorio. E ogni piccolo convegno che si fa, come questo di oggi, ogni convegno è una conoscenza maggiore del territorio, è un amore che sicuramente verso il territorio cresce, e con l'amore e la conoscenza cresce anche la volontà di conservare il bello e il meritevole che c'è rimasto, e questo è molto interessante. Nella presentazione a questo volumento, che riguarda Tito e Domiziano, dopo quello pubblicato nel 2009 su Vespasiano, padre Vespasiano e i figli Tito e Domiziano, nella presentazione si ricorda che qualche anno fa, in un mio scritto sui Flavi e il cristianesimo, cercavo di scagionare dall'accusa di essere stato un feroce persecutore dei cristiani Domiziano. Domiziano è accusato di questa macchia, che non hanno avuto né il padre né il figlio. E il più grande accusatore di Domiziano è uno storico reatino che si chiama Carlo Latini. Prendendo spunto da questa che vedremo essere più una diceria che una realtà, ne dice di cotte e di crude di Domiziano, insomma ne fa la pecora nera della famiglia. Perché ho fatto questo? Ho tentato cioè di scagionare Domiziano dall'accusa di essere stato un feroce persecutore dei cristiani. Perché ho sentito sempre un'istintiva vicinanza agli uomini del passato troppo maltrattati dalla storia. Non lo so perché, però sempre. E insieme il desiderio di verificare se veramente erano neri come venivano dipinti. Nel caso di Domiziano la verifica l'ho fatta e la conclusione è stata che ho potuto sbiancarlo un po', nel senso che non ho trovato che fosse poi quel mostro che ha fatto macelli di cristiani, come ha voluto far credere una certa tradizione agiografica e una certa storiografia cristiana, che oggi però è molto molto rivista. Accenno ad alcuni dati e fatti, sarò bravissima perché so che il tempo stringe. Chi volesse vedere lo scritto e l'articolazione su questo argomento
esiste questo scritto in un volumetto che si chiama Liber Amicorum, pubblicato nel 2010. Qui accenno solamente ad alcuni dati e fatti. Nel leggere, per esempio, la Treccani alla voce Domiziano, neppure si parla di persecuzione dei cristiani, ma questo anche in trattati di storia di Roma, di storia però moderna, trattati moderni, non parla espressamente di persecuzione dei cristiani Svetonio, autore che abbiamo sotto mano, e nessun autore pagano della latinità, ma al massimo all'uccisione di qualche cristiano. Durante i suoi 15 anni di impero non vi sono documenti ufficiali attestanti la persecuzione dei cristiani. Solo lo scrittore Eusebio, cristiano, dice che Domiziano perseguitò i cristiani dopo Nerone, e infatti la persecuzione di Domiziano sarebbe la seconda delle tante, sono una decina, delle persecuzioni dell'epoca romana. Ma è smentito in parte dall'apologeta Tertulliano, che dice che subito dopo aver iniziato questa persecuzione la cessò, la fece cessare. E veniamo ad alcuni fatti. A quanto riferiscono le fonti, le vittime cristiane della persecuzione domizianea sono date come certe, ma non tutti proprio gli storici sono d'accordo, furono Flavio Clemente e Flavia Domitilla, sua moglie. Chi erano Flavio Clemente e Domitilla? Flavio Clemente era cugino buono di Domiziano, in quanto figlio di un fratello di Vespasiano. Domitilla era la moglie di Clemente. Clemente e Domitilla godevano la familiarità dell'imperatore, trattati familiarmente. Un bel giorno però Domiziano, siamo nell'anno 95, non si fida più di loro e li allontana, confinandoli proprio da queste parti, nella zona di Falacrina, cioè dove la famiglia ebbe origine, o almeno Vespasiano personalmente nacque. E come non bastasse, quasi subito dopo, fa uccidere Clemente e invia Domitilla verso l'esilio più lontano, si dice nell'isola di Ponza. Secondo Svetonio, Domiziano fece uccidere Clemente per un lievissimo sospetto, ex tenuissima suspicione, dice Svetonio. Secondo Dione Cassio, perché era cristiano. Ma questa duplice eliminazione, pensate, di un familiare, di un cugino col quale lui aveva confidenza, che riceveva spesso a casa sua, che aveva scambio di veduta, ebbene, questa duplice eliminazione si può benissimo spiegare non con la persecuzione dei cristiani, ma in chiave politica. Per far ciò bisogna però tornare indietro di qualche anno. È da sapere che il cugino Flavio Clemente aveva molti figli, mentre Domiziano non aveva figli. E disperando ormai di mettere al mondo un erede, anni prima, come racconta Svetonio, aveva adottato due rampogni di Clemente, chiamando l'uno Vespasiano e l'altro Domiziano. Aveva trovato questo sistema per continuare la dinastia e che non passasse ad un'altra famiglia. Alla luce di questo fatto, quale può essere stato allora
il movente, il tenuissimo sospetto a cui si è accennato sopra, che fece scattare l'ira omicida di Domiziano contro il cugino Clemente, perché si tratta di un delitto speciale. Ebbene, probabilmente il pensiero che Clemente, per spianare la via dell'impero ai figli, tramasse la sua fine, cioè la fine di Domiziano. Siccome Domiziano aveva passato questa, aveva fatto questa affiliazione dei figli di Clemente, Clemente dice: mi sbarazzo di Domiziano e vedrò i miei figli subito sul trono. Non dico che questo pensiero criminale abbia attraversato la mente di Clemente, ma dico che questo dubbio poteva benissimo insinuarsi in quella turbata di Domiziano, che vedeva nemici dappertutto e che per questo fece eliminare Clemente. Certo, questo non è un motivo religioso, non è che Clemente è stato ucciso perché era cristiano, espressamente fedele a una fede che Domiziano condannava, ma probabilmente per un motivo politico, cioè per sbarazzarsi di uno che gli faceva ombra, che poteva, in questo clima di angosciante sospetto. Possiamo leggere anche un altro fatto analogo. Lo racconta Gesippo, scrittore cristiano del secondo secolo, da cui lo riprende Eusebio nella sua storia ecclesiastica, la prima storia della Chiesa che sia stata scritta. Narra Gesippo che faceva ombra a Domiziano anche i discendenti della stirpe regale di David, regale, per via della profezia secondo la quale dal suo seme sarebbe nato colui che era destinato a dominare il mondo. Per questo motivo, accusati di cospirazione, diede ordine di far sparire i discendenti che erano in circolazione. Due di loro furono catturati e portati a Roma, dove vennero interrogati dallo stesso Domiziano. Erano nipoti, questi due, dell'apostolo Giuda, cugino di Gesù. Anche lì c'era una specie di dinastia. L'imperatore chiese loro se erano della stirpe di Davide. Risposero di sì. Alla domanda quale fosse il loro stato sociale e di quali beni disponessero, i due mostrarono le mani incallite e risposero che avevano terre quante bastavano per vivere e pagare i tributi a Roma. E allora soggiunse: di che natura è il regno di cui parla il vostro Gesù? È un regno spirituale, risposero, che si realizzerà alla fine dei secoli. Domiziano, rasserenato, li licenziò e revocò l'ordine di persecuzione contro i cristiani. Vi ricordate che il vecchio Erode, quello che scatenò la strage degli innocenti, è lo stesso, per lo stesso motivo invece. Dov'è il nato re dei Giudei? Gli chiesero i magi. Se c'è un altro re in giro, per me è finita. E allora elimino. E qui mi fermo. È chiaro che alla base di questi provvedimenti imperiali non c'erano propriamente motivi religiosi, ma motivi politici. In conclusione, se vogliamo parlare di persecuzione di Domiziano, come ormai è prassi assodata, ha fatto un po'
dello schema con cui viene evocato tutta l'azione di Domiziano e il suo governo, dobbiamo precisare che fu comunque breve. Questa persecuzione dura 2 anni, dal 94 al 96, l'anno in cui però si sa di qualche morto, forse per motivo perché era cristiano, comunque era cristiano, è il 95. Dunque, dobbiamo precisare che fu comunque breve, che vi furono condanne isolate e che non vi è traccia di un provvedimento generale in questo senso. Alla luce di queste riflessioni, naturalmente più motivate, ripeto, nello scritto, la qualifica di persecutore attribuito a Domiziano e che ha fatto strame della sua immagine di regnante, perché non crediate, ma questa accusa di essere stato persecutore dei cristiani, divulgata in un periodo in cui la storia si faceva soprattutto per glorificare la Chiesa, che la Chiesa ha avuto il dominio sulla prima, in campo culturale, diciamo da sempre, e dal momento che si cominciò a stampare i libri ancora di più, e poi intervenne, come sapete, con l'indice di Wikipedia, eccetera. Dunque, e che ha fatto strame della sua immagine di regnante, va rivista e certamente ridimensionata. Ecco, questo è quanto volevo precisare in difesa di Domiziano, che è stato invece un po' maltrattato dagli storici. Grazie. Grazie, professor Giovanni. Io non mi permetterei di aggiungere nulla. Mi reputo ignorante. E quindi grazie a tutti voi, buona serata.